Grazie Presidente, colleghi. Il tema al centro del dibattito odierno, innescato dalle mozioni a prima firma di Lello e a prima firma Bianchi, è essenzialmente il seguente. Poiché nel 2014, per la prima volta, il Presidente della Commissione europea non sarà più espressione di un'intesa raggiunta tra i governi, ma sarà eletto dal Parlamento europeo, anche sulla base dei numeri e degli schieramenti che in esso si formeranno a seguito delle elezioni del prossimo maggio, si propone che alle prossime elezioni europee le formazioni politiche che vi parteciperanno indichino sulla scheda elettorale il partito europeo al quale saranno affiliati nel Parlamento di Strasburgo e il candidato Presidente della Commissione europea. Il riferimento vagamente normativo, volto a sostanziare quello che è un auspicio politico dei presentatori delle mozioni, è individuato in una raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2013. Noi del Movimento 5 Stelle siamo contrari radici a questa impostazione e abbiamo voluto marcare quasi plasticamente questo dissenso, non abbinando alcun testo, neppure molto lontano dalle mozioni che ho originato questo esame, come invece si è soliti fare in occasione dell'esame delle mozioni. Il primo principale motivo del nostro dissenso nei confronti della proposta volta a prevedere un'affiliazione per le liste italiane ai raggruppamenti politici europei certificata sulla scheda elettorale è ovviamente di natura politica. Il Movimento 5 Stelle nel febbraio 2013 ha rappresentato la più grande novità della storia della politica italiana. Non si era infatti mai verificato prima che un movimento ottenesse un consenso di dimensioni così ampie alla prima partecipazione a una elezione nazionale. Non era neppure mai accaduto che tanti cittadini italiani, senza struttura e senza finanziamenti pubblici, riuscissero a presentare in tutta Italia una sorta di lista civica nazionale che non aveva alcun punto di contatto e meno che mai in comune con le formazioni politiche tradizionali. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello, in vista delle prossime elezioni europee, che in gran parte è stato già realizzato in questo Parlamento. Vuole rappresentare non una delle tante proposte politiche in campo, ma una novità radicale, una lista di cittadini, di donne e di uomini comuni che si mettono assieme in alternativa alla politica tradizionale. Il PPE, Partito Socialista Europeo, l'ALDE, hanno tutti una loro visione dell'Europa e un programma di governo per l'Europa, ma pur nella loro diversità, su questo, quell'aspetto, hanno tutti un denominatore comune. La loro visione dell'Europa è un'Europa dei partiti, è il governo che vogliono o vorrebbero realizzare dalle istituzioni europee, governi nazionali e poteri economici transnazionali permettendo, è quello classico dei partiti. Il nostro sogno, la nostra utopia, la lucida follia che vogliamo provare a realizzare è un qualcosa di completamente opposto e consiste in un'Europa dei cittadini che singolarmente all'interno dei propri stati si organizzano e tentano di entrare nell'Europarlamento per provare ad aprire quelle finestre che in Europa, forse ancor più che in Italia, sono sigillate da troppo tempo, impedendo il libero corso all'aria fresca delle idee nuove e soprattutto impedendo di vedere la realtà che vivono milioni e milioni di cittadini europei nei propri rispettivi stati-nazione. Il Movimento 5 Stelle vuole provare a portare in quel Parlamento cittadini che continuino a pensare come pensano a casa loro quando si occupano della propria professione, quando vanno all'università o quando alle 11 di sera, calcolatrice alla mano, cercano di capire quale voce del bilancio familiare poter tagliare per mandare il figlio a scuola o la figlia al corso di inglese. E allo stesso tempo ci auguriamo che negli altri paesi europei ci siano movimenti e liste che tentino di realizzare questo stesso obiettivo. Non ci interessano quelli che vanno a Strasburgo grazie ai voti che gli hanno girato i loro capo il bastone e con un preciso budget assegnato di finanziamenti che nel corso della legislatura debbono portare al proprio collegio, ovviamente per privilegiare determinate iniziative opportunamente segnalate in patria sulla base di vicinanze e clientele politiche, limitandosi dunque al ruolo del lobbista politico. Non ci interessa portare all'Europarlamento che si prefigge di fare in quella sede un luogo rilevante cursus honorum. Tanto per fare un esempio straniero in questo senso, così nessuno qui si offende, è facile citare proprio il caso di Martin Schulz, entrato nel Parlamento europeo niente di meno che nel 1994 e lì rimasto fino ad oggi. Ormai diversi anni fa, nel 2003, l'abbiamo conosciuto quale capogruppo degli eurodeputati tedeschi del PSE, assunto agli onori delle cronache nazionali con l'appellativo di capo che il nostro Presidente del Consiglio di allora gli affibbiò intervenendo al Parlamento europeo. Schulz, magari anche grazie a quell'episodio, è poi divenuto presidente dell'intero gruppo PSE e da ultimo di quello stesso Parlamento. A giugno onorerà questa carriera ultraventennale, essendo uno dei candidati a presiedere la Commissione europea.
Ho citato lui, ma avrei potuto citare anche il candidato dell'ALDE, Vero Fostad, che ha fatto il premier per 10 anni nel suo paese, in Belgio, gli ultimi 5 anni li ha passati come capogruppo dell'ALDE e ora si candida alla guida della Commissione. Del PPE non posso dire nulla perché non hanno scelto allora ancora il proprio candidato, ma la Sistina di nomi in lizza è perfettamente in linea con i 2 esempi precedenti. Ci sarebbe poi Tsipras, che vuole essere una sorta di Renzi europeo e come lui assume posizioni tra loro in contraddizione tra quello che dice e quello che effettivamente fa. A noi, come detto, questo tipo di carriere non interessano. Interessa portare la voce dei cittadini e delle persone comuni in quel Parlamento. L'ipotesi di un'affiliazione politica preventiva e da certificare con tanto di marchio sulla scheda, non solo il controllo di questo progetto, ma equivale a innaffiare con l'ammoniaca una pianta che sta crescendo. Perché non solo non abbiamo e non vogliamo avere nulla a che fare con i popolari socialisti europei, ma non ci sembra uno spot per la coerenza della politica rafforzare meccanismi e liturgie che in questa legislatura, ad esempio, hanno visto un partito italiano iscritto al gruppo dei liberali e democratici europei fosse mentre in patria in tema di lavoro era più a sinistra, almeno a parole, della FIOM di Landini. In tema di coerenza e contorsionismi di questo tipo ci sorprende francamente trovare in calce a questa mozione molte autorevoli firme dei colleghi di SEL che hanno chiuso il loro recente congresso approvando la linea con Tsipras, ma non contro Schulz. Una narrazione politica questa, per usare un termine caro a Vendola, tanto contorta che proprio in quella sede del congresso il vostro compagno, il nostro collega Fava, ha definito un ossimoro molto doroteo. Noi riteniamo che un'Europa dei cittadini che provi a scardinare quell'Europa che ci costringe ad un'austerità inumana e insensata sarebbe impossibile da realizzare se movimenti come il 5 Stelle ed altri di altri paesi fossero costretti a organizzarsi preventivamente nel tentativo di dare vita a strutture transnazionali anche leggere ma permanenti. Da un punto di vista normativo siamo contrari alla soluzione proposta dalle mozioni in esame perché di fatto non esiste alcun atto di valore normativo a livello comunitario che induca ad andare in tal senso. La raccomandazione è un atto che non è minimamente vincolante e quindi ci mancherebbe pure di toccare questa normativa elettorale in tema di schede elettorali, presentazioni di liste e simboli per una cosa del genere. Anche perché non si capisce per quale motivo l'Italia dovrebbe essere l'unico paese a prendere in considerazione un atto che gli altri Stati membri hanno ovviamente giustamente ignorato e che fino ad oggi nessuno in Europa abbia minimamente considerato la raccomandazione della Commissione. Non lo diciamo noi, ma gli stessi presentatori della mozione, quando invitano il governo a fare dell'Italia il primo paese che vi si adegua. In questo senso è anche singolare come 2 mozioni praticamente identiche che chiedono di applicare un identico atto europeo, al momento di passare al concreto, chiedano al governo 2 impegni che politicamente sono molto diversi, al punto che, come usanza qui in Italia, una norma, un atto di indirizzo non viene assunto in quanto tale, ma solo per la parte che si ritiene politicamente più favorevole. La mozione di Dello, infatti, pone l'accento sull'affiliazione del partito europeo, forse perché sottoscritto da esponenti di partiti che hanno già una casa europea, o almeno da deputati come quelli di SEL, che sono poi andati in minoranza all'ultimo congresso che pensavano di averla. Al contrario, la mozione di Nuovo Centro Democratico si concentra di più sull'aspetto del candidato presidente, forse perché la sua iscrizione al PPE non è stata ancora ratificata, al punto che Alfano ha pubblicamente detto che ciò avverrà al prossimo congresso di Dublino. Dunque, per ora, meglio andare sul sicuro e limitarsi al candidato presidente. Queste considerazioni ci portano a riflettere poi su un ulteriore motivo di dissenso, che è di natura esclusivamente tecnica e che attiene al diritto di un elettore di esprimere un voto consapevole e che non sia inficiato da errori. È vero che oggi si parla di un semplice principio che poi andrebbe tradotto in pratica, ma si può ipotizzare che se si decidesse di procedere nel senso indicato dalle 2 mozioni, si porrebbe un forte rischio di confusione di simboli sulla scheda elettorale, anche perché non dobbiamo dimenticare che l'Italia è un caso assolutamente unico in Europa per quanto riguarda la balcanizzazione delle formazioni politiche. In Spagna, in Germania e in altri paesi il partito nazionale che a livello europeo è parte del PPE è solitamente uno solo, lo stesso vale per il PSE o per l'ADE. Da noi la situazione è di gran lunga diversa. Prendiamo solo l'esempio del PSE e del PPE, dei quali fanno parte molti partiti italiani. Questo significa che sulla stessa scheda ci potrebbero essere diversi simboli uguali, ad esempio il simbolo del PPE è unico, che accompagna il simbolo di Forza Italia, del nuovo centrodestra, della lista di Casini, non so se esista ancora, ma se si presentasse dell'Udeur, formazioni che tra l'altro hanno in patria anche diverse collocazioni tra maggioranza e opposizione. Lo stesso vale ovviamente per il PSE.
Che ci dice, colleghi, che un elettore che vuole votare per Forza Italia non si trovi a votare per errore per una formazione diversa, che il suo simbolo accompagni anche quello del PPE? Oppure che un voto che si vuole dare al PD non finisca per sbaglio al PSI? È un rischio oggettivo che a nostro avviso deve essere assolutamente scongiurato. È un rischio talmente oggettivo e lampante, aggiungerei, che speriamo non sia il vero fine di queste emozioni. Comprendiamo che lo sbarramento al 4% di alcuni partiti può apparire troppo elevato da raggiungere, ma è anzi un clamoroso errore prevederlo 5 anni fa per un'elezione come quella del Parlamento europeo. Allo stesso tempo, però, è ad legislazione vigente, non è concepibile che qualcuno possa pensare di lucrare qualche voto in più provando a confondere gli elettori e probabilmente quei pochi che si recheranno alle urne. Concludendo, siamo consapevoli che chi interverrà dopo di noi, alla luce di quanto detto, griderà allo scandalo dei grillini antieuropeisti, che sarà un profluvio di dotte citazioni di Altiero Spinelli, del Trattato di Roma, insomma di quella che potremmo definire vulgata europeista, che è una sorta di morbido chewing gum che chiunque può masticare facilmente e modellare all'occorrenza. La sostanza è un'altra e consiste in un'Europa che è un nano politico ma un tiranno economico, che ci ha regalato da ultimo il Fiscal Compact, che ha trattato uno Stato sovrano, la Grecia, al pari di uno Stato vinto e a cui sono stati imposti pesanti danni da guerra. Mentre accadeva tutto questo, dove erano i partiti europei e che cosa facevano? Oltre ad avere i loro esponenti in quota parte della Commissione europea, si occupavano della circonferenza dei pomodori, della lunghezza dei cetrioli, del diametro del nocciolo delle pesche, temi sui quali già molti anni fa un politico di lungo corso come Raffaele Cossa, che tra l'altro è il padre del collega Cossa, presidente del proprio gruppo e Nuovo Centrodestra, ha prodotto rapide pubblicazioni come il vocabolario delle più assurde leggi europee. E se i partiti europei per anni si sono occupati di queste amenità, è forse per far finta di non vedere i danni e i misfatti che la BCE, soprattutto, in alcuni casi anche la Commissione, compiva. Ebbene, colleghi, con questi partiti noi non vogliamo avere nulla a che fare e men che meno condividere una scheda elettorale. Grazie. Ringrazio.